Parte di questo gruppo quest'anno perché amo molto lo sport, perché sono una appassionata sportiva praticamente da sempre e soprattutto sono poi una mamma molto attenta a trasmettere ai propri figli tutti i valori più sani che il mondo dello sport ci può regalare, come l'agonismo, la sana competizione. Prima di tutto vorrei salutare tutti gli intervenuti appunto al tavolo, li saluto a cominciare dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il dottor Antonio Catricalà, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero Gnudi, il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, il Presidente della RAI, Paolo Garimberti, il Direttore del giornale Radio RAI e di Radio 1, Antonio Preziosi, il Presidente del CONI, Gianni Pretucci, e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Darei subito la parola al padrone di casa, al dottor Catricalà. Grazie Lorella, padrone di casa mi sembra una parola grossa, diciamo inquilino temporaneo, spero che non mi facciano pagare anche troppo il conto alla fine quando mi daranno lo sfratto. E intanto no, questa è una manifestazione importante, si ripete negli anni, noi crediamo molto nello sport, soprattutto crediamo in uno sport onesto e in uno sport che si basi sul merito. In presidenza stiamo preparando un disegno di legge che ha già raggiunto 30 articoli con l'aiuto di tutti i ministeri ed è basato questo disegno su tre parole d'ordine: merito, trasparenza, responsabilità. Mi pare che tutte e tre queste parole d'ordine si riconoscano nella giornata di oggi. È una giornata in cui si vuole sostenere il merito della vittoria, la trasparenza, questa borraccia è trasparente perché non deve contenere imbrogli di alcun tipo, e la responsabilità di chi ha la fortuna di praticare lo sport. La fortuna e la responsabilità. La fortuna perché quanto di più bello è poter competere con armi pari, con i propri pari per eccellere, la responsabilità è perché chi fa sport diventa per necessità un esempio per tutti gli altri giovani e di conseguenza quello che lui fa diventa una regola per gli altri. Ed è per questo che noi vogliamo che chi fa sport sia prima di tutto inattaccabile da ogni punto di vista. E la campagna antidoping, niente sport, solo sport, è quindi prima di tutto una campagna di merito e di valori, non solo sociali, non solo morali, ma soprattutto personali di ciascuno di noi. Mi pare che ho detto anche troppo come temporaneo padrone di casa. E purtroppo mi dovrò assentare perché ho un altro impegno e sono delegato del governo per questo tipo di attività, devo andare per forza, ma cedo la parola di nuovo a Lorella Cuccarini che credo distribuirà equamente il tempo tra tutti gli importanti ospiti intervenuti. Grazie a tutti voi. Grazie, dottor Catricalà, buon lavoro. E io parlando di questa iniziativa, che naturalmente è un'iniziativa molto importante a favore dello sport, vorrei subito dare la parola al Ministro degli Affari Regionali per il Turismo e per lo Sport, il Ministro Gnudi, chiedendo principalmente al terzo anno questa iniziativa della borraccia trasparente, cosa l'ha spinta ad appoggiare questa iniziativa? Anzitutto io voglio ringraziare Radio 1 e il dottor Preziosi che sono stati gli iniziatori di questa notevole iniziativa. Certamente come ministro dello sport io sono un entusiasta, do un entusiasmo appoggio a questa iniziativa perché il doping per lo sport è una pratica devastante non solo per lo sport agonistico, ma ancor peggio è purtroppo per lo sport dei cosiddetti sportivi della domenica, perché purtroppo si hanno episodi di doping fatto in modo casalingo, fai da te, che per la salute delle persone che lo praticano è devastante. Ma vedete, lo sport
è, almeno come l'interpreto io, ma credo come l'interpretano tutti, è un elemento fondativo nell'educazione dei giovani. Come lei diceva prima, un giovane, credo, deve fare sport perché nello sport si imparano dei valori, lo spirito di sacrificio, il fair play, lo spirito di squadra, che aiutano a far crescere i ragazzi ed affrontare la vita. Se però nello sport ci sono elementi come il doping, ma non solo purtroppo il doping, come altri fatti che purtroppo oggi, che riguardano lo sport, che oggi non le leggiamo nelle pagine sportive, ma le andiamo a leggere nelle pagine giudiziarie, che inquinano questi valori. E quello che deve essere gli esempi, il campione che deve essere l'esempio su cui i giovani si prendono a modello, diventa un modello al negativo che è devastante nell'educazione dei ragazzi. Cosa pensa di chi non rispetta le regole? Io credo, ma chi, il Petrucci lo sa meglio di me e lo sta facendo, una assoluta severità, perché sono, ripeto, lo sport è per, soprattutto quello agonistico e soprattutto i campioni sono dei modelli. Il modello ha dei vantaggi perché gode priorità, anche dei ritorni economici importanti, però deve avere anche degli importanti obblighi nei confronti di quelle persone che lo vedono e lo vedono come modello della propria vita. Quindi ci vuole un'assoluta severità. Poi vediamo, insomma, si sta già facendo molto, speriamo anzi che queste misure aumentino. So che lei è un appassionato del ciclismo, no? Il ciclismo effettivamente è uno sport che ha un grandissimo successo in Italia, però in questo paese non è praticato molto lo sport in generale. Come possiamo invogliare le persone ad avvicinarsi al sano sport? Ecco, questo è uno dei primi compiti, se non il primo compito che mi sono posto come ministro. E per far ciò bisogna naturalmente partire dalle scuole. È lì che quando i giovani, dalle elementari, infatti stiamo portando avanti con il ministro dell'istruzione un programma per allargare la platea dei ragazzi che fanno il programma che viene chiamato alfabetizzazione sportiva, che si riguarda le elementari. Ma per le scuole superiori stiamo anche riportando, dando nuova vita agli sport, ai giochi della gioventù. Ecco perché, e da lì mi ricordo che quando ero ragazzo il preside voleva che noi facessimo sport anche perché per orgoglio d'istituto. Ecco, e quindi i ragazzi facevano sport, oltre perché alcuni piacevano lo sport, ma anche per orgoglio d'istituto. Bisogna riportare l'orgoglio d'istituto e di scuola in tutti i livelli di scuola, in modo che i ragazzi ricominciano a fare sport. Perché ha ragione lei, in Italia fra i 15 e i 24 anni abbiamo la metà dei giovani che praticano sport rispetto alla Spagna. Infatti devo dire che anch'io ho un bellissimo ricordo dei giochi della gioventù. Adesso se ne sente parlare molto poco, ma siamo felici che in qualche modo si stia rispolverando questa bellissima tradizione. Parliamo appunto di questa iniziativa nel mondo dello sport, sappiamo che lo sport diventa evento grazie al grande contributo del servizio pubblico. A questo punto vorrei così passare la parola al nostro presidente, il presidente della RAI, perché quest'anno ci sono tanti eventi sportivi, no? Che saranno in qualche modo regalati a milioni di telespettatori. Parliamo naturalmente del Giro d'Italia che sta per partire, ma poi ci sono gli europei di calcio per arrivare alle Olimpiadi. Perché questa grande vicinanza a questa iniziativa, Presidente? Ma intanto io credo che il servizio pubblico abbia il dovere di raccontare lo sport, di dare risalto ai grandi eventi sportivi, quelli che lei ha citato. Il Giro d'Italia è una tradizione, come il Giro di Francia per la RAI, ma poi gli europei di calcio e quest'anno appunto anno particolare perché è un anno olimpico. Noi dobbiamo raccontare gli eventi e soprattutto dobbiamo raccontare la maglia azzurra, cioè dobbiamo seguire quegli eventi dove c'è la maglia azzurra, e credo che il principale dovere del servizio pubblico in un contesto dove lo sport, per poter raccontare lo sport televisivamente, si pagano dei diritti sempre più mostruosi, è il caso di dire. Noi dobbiamo cercare comunque almeno di raccontare la maglia azzurra come servizio pubblico. Ricordo che in altri paesi, segnatamente in Inghilterra dove ci saranno le Olimpiadi, le nazionali sono date alla BBC gratis, quella di calcio, quella di rugby, il torneo di Wimbledon,
Ascot, sono i quattro eventi che la BBC ha il diritto di dare senza pagare, cosa che invece da noi, ma anche in altri paesi europei, non avviene. Evidentemente però noi dobbiamo anche promuovere i valori dello sport di cui hanno già parlato il sottosegretario Catricarà e il ministro Gnudi, al quale mi accomuna la grande passione per la bicicletta. E quindi il non barare, l'onestà significa anche non barare dal punto di vista di non ricorrere a sostanze che aiutano. Tra l'altro è un periodo questo, e stanotte abbiamo avuto una brutta notizia, è un periodo in cui giovani atleti cadono sul campo, cadono in allenamento. Questo grande nuotatore norvegese, che non si sa, magari è una causa naturale, per carità, però c'è sempre il sospetto, chissà perché, che siano altre cause o possono essere. Quindi noi dobbiamo promuovere questi valori dell'onestà non soltanto nel fair play sul campo, ma anche prima di entrare in campo, anche durante gli allenamenti. E devo dire una cosa, che secondo me questo tema non esiste soltanto per gli sportivi professionisti, per questi grandi atleti che abbiamo qui davanti a noi, ma esiste anche per gli amatori. Io sono stato, prima che le anche mie si rifiutassero di continuare, sono stato un maratoneta e ho trovato delle cose incredibili nei cestini dei rifiuti alla partenza del maratone. Il Presidente del CONI lo sa, ne abbiamo già parlato altre volte. Nelle gare amatoriali in bicicletta a volte si ricorre per battere il compagno di circolo, magari, a qualunque cosa. Questo è una delle cose più distorte che ci possa essere nel fatto di fare pratica sportiva per stare bene, per fare una cosa bella insieme, per divertirsi. Quindi il doping non va combattuto soltanto a livello di professionisti, va combattuto anche a livello di amatori, perché spesso è frutto anche dell'ignoranza, è frutto del fatto che dici, vai, prendo quella roba lì e non sai che quella roba lì può farti molto male, magari non è vero doping, ma può farti male al fegato, può caricarti troppo il fisico. Anche su questo la RAI, come servizio pubblico, ha un compito di, diciamo, di insegnamento, di dire alla gente quello che non bisogna fare. E poi più tardi ne parleremo proprio con il Ministro per la Salute. Io vorrei uscire un po' dall'aspetto istituzionale, no? Perché appunto lei diceva è stato un maratoneta ma anche un appassionato di bici fin da bambino. Ce lo regala il suo primo ricordo, proprio la prima volta che è salito in bicicletta? Sono due. Uno, quando mi hanno tolto le rotelle, ho provato a farmi andare senza e mi sono schiantato dopo 200 metri e lì il momento è stato: piango perché mi faceva male o non piango perché poi non mi fanno andare più, e ho deciso di non piangere, però è stato molto duro, avevo 5 anni. Ma il ricordo più bello, anche perché poi mi è venuto in mente molti anni dopo, è stato quando ho preso la bicicletta di mia madre, che era una vecchia Legnano da donna, molto pesante, molto bella, e ho fatto la salita del paese dove abitavo, cioè Levanto, dove sono nato, in Liguria, dove lì, come fai 100 metri, sei già in salita, c'è il mare, c'è la salita, e ho fatto la salita che da Levanto porta al Bracco. Tra l'altro quel percorso lì è stato tappa del Giro d'Italia 2 anni fa, e dopo te lo ricordi, perché ci fu quella tappa cronometro, Sesti Levante mi pare, e si fece proprio quella. E ho pensato, anni dopo, con una bella bici da corsa, di quelle che piacciono a me, al ministro Gnudi, molto tecniche, molto leggere, ho detto, ma come ho fatto quella volta con la Legnana a fare sta salita? E ero un bambino, avevo un entusiasmo, una spregiudicatezza, poi l'ho fatta anche in discesa, ancora più forte. La rifà ancora? Beh, ogni anno che vado a Levanto ci vado ogni anno, quella salita lì per me è come dire un master, come fare un pellegrinaggio a un santuario. Con una bicicletta molto più attrezzata, beh, naturalmente. Sì, ma anche con molti anni di più, Senta, lei ha scritto anche una rubrica, no, per diversi anni su un noto quotidiano che si intitolava appunto Diari della bicicletta. Quanto è cambiato l'approccio con il mondo del ciclismo? Beh, quella era una rubrica però dedicata soprattutto alla sicurezza delle bici, delle biciclette nel contesto cittadino, perché era una rubrica che io scrivevo per la cronaca di Milano della Repubblica ogni venerdì, e il problema era che Milano, ma tante altre città italiane, se le paragoniamo con città all'estero, insomma, non parliamo della Danimarca, dove puoi andare in bicicletta praticamente da un capo all'altro del paese con piste ciclabili, c'è la carenza di protezione per i ciclisti, quella rubrica era dedicata, ed era soprattutto molto in polemica con le signore, perché le signore della Milano Bene, ma credo anche non soltanto di Milano, vanno in bicicletta con i tacchi a spillo, senza casco, pacchi di qua, pacchi di là e magari pure un bambino, e poi vanno sul marciapiede. E allora io dicevo, attenzione, questo è un modo insano di andare in bicicletta, perché mettete a repentaglio voi, il bambino,
e soprattutto chi magari è sul marciapiede. Questa, poi parlavo anche di bici da corsa, parlavo raramente anche di questo, però era soprattutto dedicata a... Le signore si imbufalivano per questa cosa, perché dicevano: io non metto il casco perché mi sciupo i capelli. E ricevono un sacco di lettere di proteste per questa rubrica, ma io in realtà ho fatto... Ma è cambiato l'approccio adesso? Un pochino. Io devo dire che ancora una volta all'estero, io a Londra recentemente guardavo i ciclisti di Londra, hanno tutti il casco, la roba gialla per farsi riconoscere, sono attrezzati in modo veramente da essere riconoscibili e soprattutto da evitare incidenti. Qui il casco è ancora un optional e lo è anche purtroppo a volte per il motorino. Per il motorino, ma anche per alcuni ciclisti amatoriali, i quali considerano che il casco, scusi l'espressione, non sia troppo figo, bisogna andare senza, e quindi ed è sbagliatissimo anche questo. Grazie Presidente, abbiamo parlato dello spazio, del grande spazio mediatico da parte della RAI, televisione italiana, ma c'è un grandissimo apporto, anzi come diceva appunto il Ministro Gnudi, in qualche modo questa iniziativa è partita appunto dal direttore di Radio Rai 1, Antonio Preziosi, è una iniziativa che è al terzo anno e che sta riscuotendo anno dopo anno sempre più successo, come mai? Direttore. Intanto grazie Lorella, ma grazie soprattutto al Ministro Gnudi, al Sottosegretario Catricalà, al Presidente Garimberti per il sostegno incondizionato e totale che hanno dato a questa iniziativa. A cosa è dovuto il successo della borraccia trasparente? Al fatto che è un simbolo semplice e chiaro di uno sport trasparente, per l'appunto, uno sport dove è possibile guardare ciò che si beve. All'interno di questo simbolo, ripeto, molto semplice e molto chiaro. E poi perché, lo dico con un pizzico di orgoglio anche aziendale, è un'iniziativa sostenuta dalla RAI, sostenuta da Radio 1, che è la prima radio italiana e soprattutto la radio dello sport, la radio del ciclismo, la radio del Giro d'Italia, la radio che quest'anno racconterà le Olimpiadi, racconterà i campionati europei di calcio, quindi è identificata dai nostri ascoltatori come una radio di sport e una radio per gli sportivi. E in terzo luogo perché il messaggio semplice e chiaro che noi veicoliamo attraverso la borraccia trasparente è un messaggio che vuol dire che chi usa il doping commette 3 volte una truffa. Una truffa nei confronti di se stesso, perché il doping fa male. Una truffa nei confronti degli altri sportivi, degli altri competitors, che vengono così truffati da chi usa sostanze illecite. E soprattutto una truffa nei confronti dei supporter, degli sportivi, di chi fa, per così dire, dello sport anche una propria passione di vita, un proprio modo di partecipare alle gesta di questi campioni. Qui ce ne sono tanti, io li ringrazio tutti per aver partecipato alla nostra iniziativa. Ecco, queste sono le 3 ragioni per le quali dopo 3 anni borraccia trasparente non soltanto ancora forte, ancora presente, ma forse ancora più forte, e porta un messaggio ancora più chiaro e ancora più dirompente che vorremmo continuare a portare anche nei prossimi anni. E questa campagna di sensibilizzazione come verrà distribuita all'interno del palinsesto di Radio 1? Beh, intanto noi seguiamo tutto il Giro d'Italia e lo seguiamo con i nostri radiocronisti attraverso il racconto delle tappe, e quella sarà l'occasione anche per tornare più e più volte sul tema del doping. E poi seguiremo con un programma che si chiama Baobab proprio lo sviluppo, il commento della tappa, il commento dei valori legati alla tappa. Ospiteremo i contributi del Ministro Gnudi e di quanti vorranno portare esempi positivi di lotta al doping e di sostegno ad uno sport pulito e trasparente. Direttore, ci regala un ricordo di un evento sportivo che le sta particolarmente a cuore? Un evento sportivo? Innanzitutto io mi emoziono tutte le volte che sento la voce dei miei radiocronisti che raccontano un fatto di sport, anche se l'ho sentito ieri sera alla radio. La squadra messa in campo da Riccardo Cucchi, che è qui presente e che ringrazio, è una squadra eccellente, di grandi professionisti, di grande valore. Un po' perché mi ricordo, anche se non ero ancora nato, l'ho sentito attraverso i racconti di quanti hanno vissuto quel racconto, la voce di Ferretti che prendeva la linea e diceva: un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi. È una voce che faceva venire i brividi e che tutti ricordano. Se poi dobbiamo andare sulla Marcord spinto, il ricordo più bello non è tanto legato al ciclismo, ma è legato a Dino Zoff, che il 7 luglio del 1982 alza la Coppa del Mondo, del Mondiale spagnolo, e quello devo dire è un ricordo che mi riempie il cuore di emozione.
Senta, io volevo ricordare questo spot, ne vuole parlare lei di questo spot appunto per la campagna? Sì, noi facciamo la radio, ma questa volta abbiamo anche puntato sulla qualità televisiva per presentare con un breve spot di pochi secondi quello che è il senso di questo nostro impegno. E io voglio ringraziare in particolare Andrea Lucchetta perché ha prestato la sua voce, la sua determinazione, la sua potenza, il suo credo, diciamo, contro il doping a questo spot. Il vice direttore Carlo Albertazzi che ha dipinto questo breve testo e naturalmente tutti i professionisti che hanno collaborato con noi alla realizzazione di questo video. Non so se possiamo vederlo, certo. Molto brevemente. Pallavolo, calcio, ciclismo. Scegli il tuo sport preferito, purché sia chiaro, pulito e trasparente, come la borraccia che il ministro per lo sport e Rai Radio 1 hanno preparato per ricordare a tutti gli sportivi che l'agonismo è bello, senza trucchi. Andrea, devo dire, sempre molto presente in tante iniziative di solidarietà, veramente sempre al primo posto. E dove le possiamo trovare queste borracce trasparenti, direttore? Beh, innanzitutto lungo il percorso del Giro d'Italia. Verrà distribuito sia in stand, sia lungo la carovana del Giro. Quindi chiunque andrà, e saranno in tanti, ad assistere alla bella e gloriosa corsa a tappe, potrà portarsi a casa questo che è un gadget, ma è anche il simbolo dello sport pulito. E poi io vengo sempre subissato di questi tempi dalle richieste di circoli, associazioni, parrocchie, associazioni di volontariato, che mi chiedono di inviare ai loro associati un certo numero di borracce trasparenti. Sono certo che col ministro Gnudi riusciremo a soddisfare le richieste di tutti. A proposito, ministro Gnudi, io so che lei partecipa proprio attivamente, è vero che seguirà alcune tappe del Giro, che distribuirà le borracce? So che sarà anche in compagnia, non solo? Mi hanno fatto un'indiscrezione giusta o sbagliata? Purtroppo io le seguirei tutte se potessi, ma purtroppo ne seguirò una sola perché il tempo è quello che è. Ma io spero, però, e vedi, il Giro d'Italia, come il Giro di Francia, sono feste nazionali, cioè proprio c'è la partecipazione diretta di tutta la cittadinanza a questo evento, che è una festa diventa. E nessun altro sport è così, perché il calcio ci sono quei 10, 20, 30 mila che lo vanno a vedere, però il resto lo seguono per televisione. Non c'è questa partecipazione diretta. Sì, è una vera e propria festa. È una festa nazionale che coinvolge tutta la nostra nazione, tutte le regioni. Questa è la bellezza del Giro d'Italia. Poi io ho avuto un mio prozio che ha fatto il Giro d'Italia nel 11 anzi, e mi raccontava, adesso il mondo del ciclismo è cambiato completamente, questi gli ultimi correvano e non c'erano alberghi, andavano a dormire dai contadini, e quindi ci sono degli episodi del ciclismo che sono una cosa straordinaria di determinazione, di voglia di fare, la capacità di questa gente di fare fatica in nome di uno sport che stava nascendo. Sa già a quali tappe parteciperà? Sì, lo so, non lo so se si possono dire. Non si possono dire? Sì. Non le diciamo allora, comunque sì, insomma. Quello dello Stelvio. Buon divertimento. Allora, abbiamo parlato. C'era lui. Beh, insomma, qui c'è proprio una partecipazione attiva. Abbiamo parlato del Giro d'Italia, abbiamo parlato anche di questo grande evento che sono appunto le Olimpiadi di quest'anno. A questo punto vorrei parlare con il presidente Petrucci, perché appunto ci sono tante azioni che in qualche modo si stanno mettendo in atto, no? Per combattere il doping, ma soprattutto per la tutela appunto delle persone che praticano sport. Che ma cosa sta facendo il Comitato Olimpico? Senza fare il fanatico, lo sport italiano è all'avanguardia insieme agli Stati Uniti nei controlli, i risultati, il numero dei controlli, quello che sta lavorando con grande concretezza, tanto più negli ultimi anni, e voglio anche ringraziare i NAS che sono sempre vicini a questo problema molto importante, ovviamente oltre al Ministro dello Sport il Ministro della Salute. Ecco, diffidate di quei paesi dove non c'è un caso di doping, da noi ogni tanto si scopre qualcosa, vuol dire che il controllo c'è. E questo per quanto riguarda il doping, ma invece in generale proprio per la tutela della salute, ma di chi pratica sport. La tutela della salute, lo vedete, ogni volta che c'è purtroppo un lutto di uno sportivo si pensa sempre a qualcosa.
Ieri purtroppo c'è stato questo grande nuotatore che ci ha lasciato e subito c'è questo punto interrogativo, non si sa perché, perché probabilmente si pensa che l'atleta debba essere, e questa è anche una immagine non bella che si dà del mondo dello sport mondiale. Avete visto quello che è accaduto anche recentemente a un nostro grande atleta italiano, a un altro grande atleta. No, il CONI non si può rimproverare nulla, questo lo dicono tutti, lo dice la Federazione Medico Sportiva Internazionale, lo certifica il Ministro della Salute, che fa altrettanto altri controlli nella propria autonomia. Devo dire che noi, per quello che possiamo fare, facciamo. Abbiamo preso un impegno di fronte al Presidente del Consiglio, al Ministro Gnudi, dopo la morte del calciatore, che se è possibile, con la scienza, tutto quello che noi possiamo fare per migliorare, laddove possibile, laddove ci fosse ancora ulteriore possibilità di miglioramento, tutta la prevenzione che noi facciamo, perché noi facciamo delle visite per i professionisti severissime e anche di idoneità per il mondo dilettantistico. In questo caso, insomma, noi proprio in quella settimana attraverso la RAI abbiamo fatto una campagna, no, di prevenzione proprio riguardo anche all'acquisto di defibrillatori da donare a scuole. Ci siamo resi conto, abbiamo parlato di un'emergenza sociale che va al di là del mondo dello sport, no? Ma io, cioè, devo dare l'arresto cardiaco atto. In realtà colpisce. Io devo dare atto al presidente Garimberti, che è sempre in prima fila con la RAI, come al direttore Preziosi. La RAI è quella televisione che ha fatto importante nella storia, la storia dello sport italiano. Tanto più un presidente che è vicino al mondo dello sport e lo pratica e sa che significa un caso di doping, sa che significa la prevenzione. Però ecco, non generalizziamo ogni volta che c'è purtroppo un lutto nel mondo dello sport, siccome sono giovani si pensa che siano immortali, c'è sempre questo punto interrogativo che per un certo verso ci fa riflettere, però non è sempre detto quello. Buon lavoro, Presidente Petrucci. A questo punto vorrei passare la parola al Presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, che da tanti anni oramai è Presidente del Comitato Paralimpico. Cosa l'ha spinta? No, assolutamente. Abbiamo fatto anche delle bellissime iniziative, sono stata madrina di iniziative bellissime. Cosa l'ha spinta ad abbracciare questa... L'incarico nel mondo paralimpico, dici? Sì. Ma devo dire che lo sport rappresenta un po' un filo conduttore della mia vita, nel bene e nel male. A 5 anni imparavo a nuotare ai centri CONI, sono passato al nuoto agonistico, poi ho avuto il privilegio e l'onore di riuscire a raggiungere risultati come pentatleta, e ahimè anche l'incidente durante la prima convocazione in azzurro, che avevo salutato con grande gioia. Però poi ho saputo ritrovare nello sport comunque quella voglia di vivere, e ho capito sulla mia persona quanto potesse essere importante per tutti i miei ragazzi, e per cui, terminata la carriera sportiva, quando ovviamente il fisico non coincideva più con la voglia di continuare la competizione, ho tentato di restituire al mondo dello sport paralimpico, ovviamente in questo caso, ciò che comunque mi aveva regalato. E poi, perché parliamo di sport trasparente e pulito, io credo che lo sport debba ovviamente essere trasparente e pulito, ma debba saper riconquistare la capacità di essere un comunicatore di valori nel percorso formativo dei giovani e anche in quei percorsi di integrazione e inclusione sociale, e in questo il mondo paralimpico credo che rappresenti un esempio. Appunto, come lei diceva, pratica sport da sempre, no? Da giovanissimo. Adesso me lo fa praticare il Presidente Petrucci, che mi dà da lavorare. Belle direttive. No, volevo sapere se ci può regalare un aneddoto, un ricordo, perché avrà conosciuto tanti campioni, che in qualche modo ci raccontino proprio la parte sana dello sport, quella proprio di valori di cui parla lei. Ma guarda, io credo che nel mio mondo, il mondo paralimpico, ogni storia di qualsiasi atleta in qualsiasi parte del mondo rappresenti di per sé un'esperienza positiva da vendere. Ciò non toglie che, ahimè, anche nel nostro mondo, visto che parliamo di doping, si cominciano ad affacciare dei casi di doping. Noi, seguendo appunto le direttive del CONI, abbiamo da tempo cominciato ad intervenire, perché è meglio prevenire piuttosto che curare. Però ecco, aneddoti particolari non ci sono. Io credo che
lo sport di per sé rappresenti nella vita di una persona disabile, e devo dire negli ultimi anni, grazie anche al mio presidente Petrucci, al mio segretario generale che mi guarda alle spalle qua dietro, il mondo paralimpico ha avuto una crescita straordinaria. Io posso ricordare un aneddoto molto personale, mi spiace farlo, ma per far capire, io ero un giovane pentatleta, vivevo in foresteria all'Acqua Cetosa, 3 giorni prima di partire per la competizione in Austria, e correva l'anno 1981, era l'anno, all'epoca ancora non avevamo acquisito elementi di civiltà terminologica, l'anno dell'handicappato si chiamava nell'81, ebbi modo di vedere questi ragazzi disabili che giravano per l'Acqua Cetosa e che si confrontavano con il nostro narcisismo di pentatleti, però rimasi folgorato dall'immagine sportiva di questi ragazzi muscolosi che si confrontavano nelle loro discipline sportive. Dopo 3 giorni sono caduto a cavallo. Quindi nello sport io credo che di per sé si rappresenti lo sport un aneddoto di vita per tutti noi che ne abbiamo fatto un po' una scommessa, una scelta di vita, prima da atleti e poi chi dopo anche da dirigente. Questo è un momento in cui c'è un po' il risveglio, no? C'è la voglia di rimettersi in forma, di uscire, di praticare più sport. Cosa possiamo fare per rinvogliare le persone a vivere lo sport proprio come momento di sana aggregazione? Oddio, questa è una domanda difficile. Io credo che si debba ricominciare, su questo concordo pienamente con il ministro Gnudi, a avere la consapevolezza che il mondo della scuola rappresenta un viatico straordinario da questo punto di vista. Io credo che lo sport nella scuola, nonostante gli sforzi anche del CONI, sia poco valorizzato. Gli insegnanti di educazione motoria, diciamocela tutta, sono sempre stati considerati insegnanti di serie B, quasi fosse meno importante l'ora di educazione motoria rispetto all'ora della matematica, della geografia, certo, della storia. Ma forse questo, in questo si tradisce un nostro, come dire, la nostra mancata consapevolezza fino in fondo di quanto lo sport possa essere uno straordinario anche elemento educativo nei giovani. Noi, insomma, credo tutti gli atleti qui presenti lo abbiamo fatto e bene o male siamo stati formati nelle palestre, nelle piscine, nei campi di atletica leggera. Ecco, dobbiamo ripartire da lì, perché poi educando i giovani che saranno i cittadini del domani, indirettamente educhiamo le loro famiglie e probabilmente riusciremo ad invertire questa tendenza. Grazie, grazie Presidente. A questo punto io passerei la parola al Ministro per la Salute, perché appunto abbiamo già parlato prima, no, di quanto il problema del doping non sia solo presente nell'ambito professionistico ma anche amatoriale, cioè nelle palestre, fra i giovani, gli adulti. Quali sono i soggetti più a rischio, Ministro? Direi tutti, perché se non c'è una soglia di attenzione anche culturale alta, tutti sono a rischio. Poi è un paradosso, no? Perché guadagnare salute attraverso l'attività fisica è qualcosa che appartiene ormai a un'esperienza culturale internazionale. Ci sono programmi a livello di OMS, a livello europeo e naturalmente a livello italiano. E mentre fai una cosa per guadagnare salute, in realtà la perdi, e dunque e non te ne accorgi, pensi che non capiti a te, capita agli altri, a te mai, no? E però non è così. Direi che a rischio lo sono tutti, ecco, lo sono per ragioni diverse, chi lo fa in maniera agonistica perché ci possono essere spinte differenti, contesti particolari dove c'è una pressione e se non una incitazione, e auguriamoci che non sia mai così. E però anche il contesto amatoriale, quando appunto mette insieme un troppo di artificiale rispetto a ciò che dovrebbe essere assolutamente naturale, è a rischio, e questo va detto soprattutto ai più giovani. Ecco, abbiamo parlato anche proprio di cattiva informazione, vogliamo ricordare proprio cosa rischia chi si dopa? Ah, è un elenco lunghissimo, di doping si muore, ecco, ictus anche letali, disturbi cardiovascolari di ogni genere, fino a disturbi neurologici, oltre a quelli più evidenti, no? Shock, trombosi, cioè se si dovesse fare il doping uccide, no? Un po' come il fumo uccide, ecco, sarebbe un elenco lunghissimo, non ci starebbe in un pacchetto di sigarette, ecco, e purtroppo questo non è esperienza comune, ecco, non è ancora entrata nella considerazione e nella consapevolezza di ciascuno di noi. In fondo
chi si dopa dice vabbè, ecco, sono un vincente, no? No, in realtà sei un perdente e sei anche un incosciente, perché a parte che è un reato, ma e quindi questo apre una serie di problemi, ma poi sei anche qualcuno che mette a rischio pesante la tua salute, ecco. E ripeto, paradossalmente, perché l'attività fisica è uno dei mezzi per guadagnare salute, tu guadagni e la perdi. Senta Ministro, lei è papà di 3 figli, ha insegnato la Costituzione, i valori della Costituzione a tanti giovani. Quali sono i valori, i principi che in qualche modo sono presenti proprio nel mondo dello sport e che in qualche modo non dovremmo mai dimenticare? Beh, lo sport sano è una palestra di Costituzione, perché è il contesto nel quale io imparo la libertà e l'uguaglianza, tra l'altro, no? Che il doping mina in radice, no? e quindi di per sé cioè l'educazione all'attività fisica è già qualcosa di importante. Dentro l'educazione all'attività fisica dovrebbe starci un'educazione a buone abitudini alimentari, perché sono indispensabili per fare sport bene, lo sa chiunque di noi, lo sa. Ma c'è un terzo livello, e cioè un'educazione allo stare insieme, questo vale soprattutto per i ragazzi, no? Importantissimo per i giovani, allo stare insieme nella convivenza civile, insieme agli altri, in modo corretto e quindi facendo pratica dei valori costituzionali. Si potrebbe fare un corso di diritto costituzionale parlando di sport. Beh, sempre per quanto riguarda le iniziative, no? Nel mondo della scuola, mi sembra una bellissima iniziativa. Grazie Ministro, abbiamo già sentito prima il direttore Preziosi salutare il parterre, così, che è presente sia nel mondo dello sport che del mondo della musica, perché la musica e lo sport in qualche modo sono gli ambienti in cui come dire, si ritrovano molti più giovani, no? Si aggregano tanti giovani e non solo. Allora vorrei salutare prima di tutto per la musica Pupo, che è qui presente, poi abbiamo Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci, ovvero gli Zero Assoluto, e poi per quanto riguarda lo sport, aspettate perché la lista degli atleti campioni è lunghissima, abbiamo a cominciare dal primo della fila Giorgio Di Centa per lo sci di fondo, Massimiliano Blardone per lo sci alpino, Valerio Agnoli per il ciclismo, Aldo Montano per la scherma, abbiamo già salutato Andrea Lucchetta per la pallavolo, poi abbiamo Simone Vanni per la scherma, Erika Ferraioli per il nuoto, Andrea Testa per la paracanoa e Fulvio Bizzarri per il nuoto. E a questo punto, visto che siamo in tema di sport, io vorrei lanciare un po' una staffetta ideale, per cui passerei il microfono, così, perché così ognuno di voi possa in qualche modo raccontare perché ha aderito a questa iniziativa. Cominciamo con Pupo? Ti passo il microfono. Ma due parole. Io, quando negli anni 60 passava il Giro d'Italia da Ponticino, in provincia di Arezzo, dove io sono nato, non, per noi era una grande festa, una festa straordinaria, e così il gadget più ambito era la borraccia che i corridori lanciavano spesso, perché insomma era vuota in genere, perché insomma, poi la sostituivano, e venire in possesso di una borraccia era davvero straordinario, la borraccia, che ne so, dei grandi campioni dell'epoca, gli ultimi che mi ricordo sono Gimondi, Motta, insomma e quindi per questo. E poi oltretutto, perché qui dico l'ultima cosa, perché credo, io sono stato per tanti anni vittima di una dipendenza importante, quella dell'azzardo, del gioco d'azzardo, con la quale ho combattuto tanto. E quindi sono qui anche per testimoniare e dire che il doping è una dipendenza forte, poi diventa una dipendenza anche psicologica in questa società dove, se non sei il numero uno, ti comunicano che non sei nessuno. E questo è il messaggio distorto e di dipendenza. Quindi io sono qui per dire che dalle dipendenze si può uscire, si può vincere. Basta, grazie. Salve a tutti. Devo dire, io rappresento in toto non tanto lo sportivo, ma proprio lo spettatore dello sport, anzi sono forse un antisportivo perché mi riprometto sempre e poi non faccio mai. Mi piaceva il concetto del ministro dell'uguaglianza, cioè io devo dire, ho scoperto di rispettare molto lo sportivo, perché la vita dello sportivo è una vita molto rigorosa, molto, di regole,
di compromessi nei confronti di quello che potrebbe essere invece magari la vita di uno giovane. Quindi rispetto molto, e magari il doping in sé rischia di vanificare non soltanto la gara, il lavoro di tutti gli altri, ma anche veramente il concetto di sport e quello che rappresenta. Quindi mi piaceva volentieri sposare questa causa da spettatore. Guarda. Da spettatore anch'io mi riprometto di fare sport continuamente, ogni tanto ricomincio, poi insomma mi prometto proprio, mi guardo allo specchio e dico ti prego, ricomincio a fare un po' di sport. Lo facevo tantissimo, l'ho fatto in adolescenza anche ero anche bravino. Siamo qui perché insomma non si può non stare qui per quanto ci riguarda, soprattutto da anch'io da grande spettatore di sport e da grande appassionato. Credo che il rispetto delle regole, poter appassionarci anche a volte, insomma, essere felici dei risultati che arrivano dallo sport, ma anche insomma intristiti in qualche modo, però anche è bello essere tristi per una sconfitta sapendo insomma di aver partecipato con tutte le forze e con tutta la forza possibile. Quindi insomma anche noi ovviamente siamo qui con questa borraccia in mano per dire niente doping, solo sport, perché il bello dello sport è proprio il rispetto delle regole e anche della competizione. Buongiorno a tutti, e io sono qui perché una parola che mi ha colpito di più è la responsabilità, perché noi abbiamo una responsabilità grande nei confronti di tutti quelli che ci guardano e soprattutto dei giovani ragazzi che crescono, che guardano a noi e che devono avere un esempio sano e un esempio di lealtà, che poi è la cosa che manda avanti non solo lo sport, ma che deve durare per tutta la vita. Quindi questo è secondo me il fattore principale che ci porta a essere qui oggi. Poi sarebbe bello anche che queste borracce potessero essere messe sulle biciclette dei ciclisti. Ora so che è difficile per tanti ovvi motivi, però insomma potrebbe essere questo sicuramente un grande atto di responsabilità da parte di tutti i ciclisti. Grazie, adesso interrompo un attimo la staffetta per portare il microfono di là. Andrea. Grazie. No, per me è sempre emozionante, sono stato chiamato, arruolato immediatamente da Rai Radio 1 e con Rai ovviamente facciamo tutta una serie di attività che sono sempre più entusiasmanti, di comunicazione, di promozione di quelli che sono i veri valori che attraversano il tricolore dal nostro cuore, cercando di far sognare veramente i bambini. Penso che proprio per i bambini sia molto importante questo tipo di attività e di atteggiamento chiaro, limpido e trasparente per una comunicazione valoriale che però sia sempre condita da un sorriso. Donare un sorriso in maniera molto gioiosa e giocosa ai bimbi dà la possibilità di entrare nel loro mondo fantastico, e penso che la situazione più bella e più chiara e più trasparente sia quella di essere trasparente come il loro sguardo, poterli guardare negli occhi, di donare comunque, sintetizzando, quella che è stata una nostra carriera da personaggi, da sportivi, da grandi modelli valoriali, traducendolo comunque con un bel sorriso e tenendo sempre comunque, donando alla borraccia trasparente, lo sguardo dritto nei loro occhi. Ovviamente se non sei in grado di fare questo, evidentemente non sei molto trasparente. Viva la trasparenza! Ma io penso, porto questa tradizione avanti, io sono una famiglia sportiva, da mio nonno, mio padre e io, quindi porto avanti la tradizione dello sport. Lo sport è inteso come pulizia, e quindi noi in famiglia abbiamo fatto sempre attenzione a tutte le leggi sul doping. E io la porto avanti alle prossime Olimpiadi e speriamo bene. Buongiorno a tutti, io penso di essere il promotore in primis, perché oggi pomeriggio partirò per il Giro d'Italia, quindi da parte mia non c'è che la necessità di portare avanti questo nobile gesto, che il doping, si sa tutti, è un parassita di questo mondo moderno, quindi anch'io della mia piccola parte in questo Giro d'Italia proverò a portare avanti questo nuovo spot niente doping e di conseguenza la trasparenza che ci accomuna a noi tutti i grandi atleti. Ma sostanzialmente posso dire che essendo un atleta pulito non potevo mancare, e quindi da tantissimi anni, 12 anni della mia carriera, ho sempre portato avanti queste iniziative nelle scuole e sono felice oggi di essere qui in mezzo a tutti voi per appunto un'altra volta dimostrare quello che è lo sport pulito. Come abbiamo detto prima, in alcuni sport viene un po' a meno, però sono sicuro che
in futuro potranno diventare ancora più puliti gli sport, un po' meno in questo momento. Niente doping, è avere rispetto per tutti gli sport, per tutte le persone che ci seguono, per chi crede in noi e soprattutto per se stessi, cercare di conseguire veramente i risultati con le proprie forze, per veramente sentirsi bene dentro e anche per la gente che ci segue e che non si illuda. Questo è molto importante. Buongiorno a tutti. Ma io, essendo ancora molto giovane, penso di essere più giovane qua, avendo solo 18 anni e sono l'unico, penso, a frequentare ancora scuola, l'ultimo anno di scuola, mi sento onorato di essere qui, soprattutto perché mi sento un portatore sano di sport pulito, quindi sono ancora l'unico che, tra virgolette, può tornare a scuola e può diffondere questi valori nella mia scuola, ma così come tra i giovani della mia stessa età. Quindi per me è solamente un onore essere qui e penso che me, come tutte le persone, tutti gli sportivi giovani come me che cominciano ad avere determinati risultati, possano da subito nelle loro scuole o nei loro campi di allenamento poter trasmettere questi valori che secondo me sono fondamentali. Buongiorno a tutti. Io rispetto lo sport, rispetto prima di tutto me stesso, perché voglio vincere pulito e come dovrebbero vincere puliti tutti quanti. E niente, rispettiamo tutti quanti lo sport. Passo la parola al ministro Balduzzi, che voleva ancora aggiungere qualcosa. Solo 30 secondi, l'ha già accennato il presidente Petrucci, ma io vorrei approfittare della presenza qui di due importanti esponenti dei NAS, con l'amoroso e il capitano, per sottolineare una cosa, cioè nucleo antisofisticazioni e sono anche i carabinieri per la salute, le due cose vanno insieme, per la salute anche degli sportivi. Anche se siamo in epoche difficili, ma forse proprio perché siamo dentro una situazione di spending review, abbiamo fatto anche noi per questo comparto una nostra spending review, cioè abbiamo utilizzato delle risorse residue indirizzandole verso i controlli antidoping. Abbiamo raddoppiato da 700.000 a 1.400.000 i fondi 2012 per i controlli antidoping, perché ci sono controlli sulle vecchie sostanze doping, probabilmente bisogna andare a cercare le nuove sostanze, sono più letali magari di quelle vecchie, anche se sul momento più difficili da trovare. No, questo volevo dirlo, sia come riconoscimento al ruolo dei NAS e sia come anche un segnale che insomma i tempi sono quelli che sono, ma volendo, ecco, qualche cosa si può fare. Benissimo, c'è qualcuno dei giornalisti che vuole fare delle domande? È arrivato il vostro momento. Do qualche secondo, altrimenti saluto. nessuno ha da fare domande, allora niente, allora vi ringrazio, vi saluto e naturalmente a questo punto diamo appuntamento all'inizio del 95° anno del Giro d'Italia, no? Parte sabato?